Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in molti altri paesi si celebra l'Ascensione del Signore. È una festa che ben conosciamo, ma che può far sorgere alcune domande, almeno due. La prima domanda: perché festeggiare la partenza di Gesù dalla terra? Sembrerebbe che il suo congedo sarebbe un momento triste, con qualcosa non precisamente per gioire, no? Perché festeggiare una partenza? Prima domanda. Seconda domanda: cosa fa Gesù adesso in cielo? Prima domanda, perché festeggiare? Seconda domanda, cosa fa Gesù in cielo? Perché festeggiamo? Perché con l'Ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne, in cielo. È la prima volta, Cioè l'ha portata davanti a Dio. Quell'umanità che avevo preso in terra non è rimasta qui. Gesù, dopo il risorto, non era uno spirito, no. Aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'Ascensione Dio stesso è cambiato. Da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità. Il posto che ci aspetta è dunque indicato, il nostro destino è lì. Così scriveva un antico padre nella fede. Splendida notizia, diceva, colui che si è fatto per noi uomo, per renderci suoi fratelli, si presenta come uomo davanti al Padre per portare con sé tutti coloro che gli sono congiunti. E questo oggi festeggiamo la conquista del cielo. Gesù che torna al Padre, ma con la nostra umanità. E così il cielo è un po' nostro già. Gesù a Porta la Porta e il suo corpo lì. La seconda domanda: ma cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al Padre prega così, facendole vedere le piaghe. Questo è quello che ho sofferto per gli uomini. Fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Padre si commuove, questa è una cosa che mi piace pensare a me. Ma pensate voi, così prega Gesù. Lui non ci ha lasciati solo. Infatti, prima di ascendere, ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È sempre con noi, ci guarda, è sempre vivo con noi, per intercedere a nostro favore, per far vedere le piaghe al Padre per noi. In una parola, Gesù intercede e nel luogo migliore davanti al Padre, suo e nostro, per intercedere al nostro vantaggio. E l'intercessione è fondamentale. Anche noi ci aiuta questa fede. Non perdere la speranza, non scoraggiarsi. Davanti al Padre c'è qualcuno che ti fa vedere le piaghe e intercede. La Regina del Cielo ci aiuta a intercedere con la forza della preghiera. Regina Cieli e Letaria, alleluia.